Ogni tanto i reticoli delle vie si animano di frotte di turisti, ai quali si aggiungono i patiti dell'antiquariato, che qui, ogni prima domenica del mese, eleggono la loro capitale e celebrano i riti della loro eccitante certosina ricerca. La voce inconfondibile di Riccardo Cucciolla descrive una delle prime fiere degli anni 70. La magnifica invenzione di Ivan Bruschi resta ancora oggi, a oltre 40 anni di distanza, la manifestazione più importante per Arezzo. Uno straordinario volano per l'economia e la promozione della città. Difficile criticarla, ma visti i tempi diventa impellente la necessità di migliorarla e promuoverla maggiormente. Sulla Fiera d'Arezzo cosa si può dire? È ormai un momento particolare, non è solo la Fiera di Arezzo, ma come tutte le fiere, penso in tutta Italia, che hanno questa crisi. Purtroppo noi vendiamo un articolo che se ne può fare anche a meno. Però non è che è la crisi di Arezzo, è la crisi di tutto il settore, che soldi ce n'è pochi purtroppo e la gente spende meno. La Fiera Antiquaria è indubbiamente un veicolo eccezionale per la promozione turistica della nostra città, anche se io personalmente la gestirei con un pochino più di look, mi spiego meglio. Un turista che arriva da fuori e la sera vede lo sgombero o quando chiudono, quando fanno il rimessaggio, vedono tutti quei teli uno d'un colore, uno d'un altro, è molto molto zona da porto, ecco, non è un po' consono per lo stile che dovrebbe avere la nostra città, quindi basterebbero dei piccoli ritocchi di classe e di stile per dargli un indirizzo un pochino più lungimirante. La fiera è un grande spettacolo, direi, perché Bruschi a suo tempo ha inventato una bellissima cosa che poche città possono vantare come ad Arezzo. Purtroppo è successo che scomparso Bruschi non è promossa a sufficienza, a mio avviso, per questo motivo che, vedi, c'è un po' di gente, ma andrebbe pubblicizzata, perché ce n'è 300 di fiere in Italia, a Lucca c'è, in Toscana c'è in altri posti, però questa è la prima e la più importante, che ancora si trovano dei pezzi interessanti passando per i banchi. Però va promossa, perché per la promozione bisogna che contribuisca il pubblico, in primis, perché se c'è un ente fiera, naturalmente la prima responsabilità è loro, e poi anche i privati devono intervenire, perché questa, se no, finisce come tutte le cose ad Arezzo, come sta facciata qui di 500 anni fa, che non è stata finita, vedi, è rimasta così. Secondo me la carenza della Fiera di Arezzo è la pubblicità, non viene pubblicizzata fuori da Arezzo, è inutile mettere i pali con gli striscioni Fiera Antiquaria ad Arezzo lo sanno tutti che la Fiera Antiquaria c'è, quindi non c'è bisogno di pubblicizzarla qui, va pubblicizzata all'esterno, vanno fatti dei gadget con scritto Fiera Antiquaria, vanno messe sulle riviste specializzate, questa è la pubblicità. Se non si pubblicizza, Arezzo calerà sempre di più e verrà sempre meno gente. Insomma. La fiera è stata la linfa vitale della parte alta della città, della nostra azienda in particolare. Gli espositori sono stati sempre degli ottimi conduttori, il pubblico che è venuto è multietnico e ci ha permesso di resistere, di migliorare, di aumentare il nostro target e il nostro assortimento. Io posso soltanto dire un gran bene della fiera, vorrei che la conoscessero di più nel mondo, vorrei che fosse promossa diversamente. Il mio pensiero, a parte la crisi, che è quella cosa più importante che penalizza questa fiera, è che bisognerebbe che i nostri, diciamo, amministratori dovrebbero spendere in più, fare conoscere ancora di più all'estero questa nostra fiera e cercare di fare più pubblicità, specialmente in riviste e anche in particolar modo all'estero. La gente viene, chiede ma non spende, e questo non è colpa della fiera, questa è colpa anche più che altro della crisi e non della fiera. Poi dice una volta c'era la Fiera di Arezzo, oggi tutte le settimane è tutto
tutta Italia c'è una fiera, perciò come si fa a dire, va bene o va male? Purtroppo va male, questo io la penso così. Quale operatore?